Ciao ragazzi, benvenuti su Gastro Drums. Nel video di oggi voglio portarvi all'interno del mio corso Linear Box, che è il nuovo corso che è uscito da pochissimo sul mio sito gastrodrums.it. È un corso che tratta di linear drumming, di gospel chops, un corso molto 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 particolare. Infatti voglio fare questo video per portarvi proprio all'interno del corso, farvi vedere tutti i vari livelli, tutti i batteristi che ci sono in questo corso, tutti i batteristi che analizziamo. Per prima cosa voglio dirvi che tutte le informazioni le trovate qui sotto in descrizione cliccando sul link che vi riporta direttamente al mio sito gastrodrums.it. E l'altra cosa che vi dico è che il corso è in sconto lancio ancora per qualche giorno, fino al 24 luglio, quindi ancora per pochi giorni, e in forte sconto. Ve lo dico, è in forte sconto. Quindi, a parte tutto, cominciamo. In pratica, questo corso ho deciso di farlo in una maniera completamente diversa dal solito, perché l'ho diviso in livelli, andando ad analizzare gli stili linear dei grandi batteristi. Quindi, tra i batteristi che vedremo oggi ci saranno Mike Portnoy, Mario Duplantier, Kate Carlock, Benny Greb, Vinny Colaiuta. Ho voluto analizzare dei loro passaggi, dei loro lick, per imparare insieme, per creare un percorso che vada da zero con i linear fino a un livello intermedio avanzato. Quindi ho il computer davanti e vi faccio vedere direttamente dove atterrate nel momento in cui andate a cliccare nel link che c'è qui sotto in descrizione. Eccolo qua, atterrate sul mio sito dove c'è scritto "è arrivato Linear Box, scopri il nuovo corso di Gastro Drums pensato per i batteristi che partono da un livello principiante intermedio e che vogliono imparare un nuovo modo per creare fill subito efficaci per droneggiare il mondo dei linear drumming e dei gospel chops al 100% partendo dalle basi". Adesso prendo un attimo di fiato perché questa frase l'ho detta tutto d'un fiato. Proprio così, perché in questo corso ci sono tanti passaggi, tutti trascritti, poi vi faccio vedere anche il PDF e tutto, tanti passaggi che potete subito utilizzare, quindi che potete prendere uguali e utilizzare con la vostra band mentre suonate in qualsiasi contesto musicale, che sia pop, rock, funk, metal, eccetera, eccetera, perché questi linear sono veramente super versatili. Andando avanti, qui avete la possibilità di cliccare su questo box, scopri Linear Box, in cui potete ovviamente acquistarlo con l'offerta di lancio, in cui si va a risparmiare subito il 38% del prezzo pieno, diciamo. Qui ci sono un po' di informazioni, più di 6 ore di video, 32 lezioni, 32 video lezioni e un manuale con tutte le trascrizioni. Qui vi dice se il percorso fa per voi e qui vi spiega dove lo potete vedere, cioè ovunque, dal PC al Mac, smartphone, tablet. Basta avere un minimo di connessione, anche poca, dopo vi spiego il perché, e poi potete vedere tranquillamente il corso. Oltre questo, ho deciso anche di lasciarvi alcuni contenuti gratuiti. Quindi scopri gratuitamente il corso, vi arriveranno delle mail in cui avrete dei contenuti gratuiti, dei contenuti video, dei contenuti in cui vi spiego tutto all'interno del corso per capire se è un corso che può fare per voi. Ovviamente qui avete il corso in offerta, come vi ho detto, se no avete anche i bundle in cui avete due corsi insieme, Linear Box per batteria rock oppure Linear Box padrone del tempo, sempre andando a risparmiare qualcosa. Quindi adesso però voglio andare proprio dentro il corso, quindi nel momento in cui faccio acquista ora e vado a mettere tutti i miei dati eccetera eccetera, posso entrare direttamente nel corso. Io clicco qui ed entro direttamente nel corso e come potete vedere avete tutti quanti i video visibili, video che sono divisi, come vi ho detto, in 6 livelli diversi. Il primo livello riguarda le fondamenta, quindi vi spiego come funzionano i linear partendo proprio da zero e tutta la concezione di linear, e incominciamo anche a vedere le prime applicazioni musicali, i primi fill utilizzabili. Nel secondo livello ci ispiriamo a Mike Portnoy con alcuni brani, soprattutto alcuni intro famosissimi di Mike Portnoy, come Honor the Father dei Dream Theater o come Paradigm Shift di Liquid Action Experiment, che sono degli intro in cui vengono utilizzati i linear, e quindi partiamo di lì per poi andare a scoprire un bel po' di cose. Poi livello numero 3, Mario Duplantier, analizziamo The Art of Dying di Gojira, analizziamo un assolo di Mario Duplantier molto 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 figo, e anche qua andiamo a lavorare bene su tutti questi argomenti. Livello 4, Kate Carlock, in cui analizziamo un po' di fill di Kate Carlock, ma soprattutto andiamo ad analizzare i linear
con i rudimenti, quindi andremo a mettere un paradiddle diddle insieme a, e facendolo diventare un linear 8, un linear 7, un paradiddle facendolo diventare un linear 5, un linear 6, eccetera eccetera. Quindi inseriamo la dinamica. Livello 5, Benny Grab, in cui andiamo a vedere un po' la sua concezione, che è tutta sul ternario, sullo shuffle, quindi andremo a suonare dei linear shuffle che non si sono praticamente mai visti, ma secondo me sono fighissimi. Livello 6, Vinicola Iuta, molto avanzato, quindi andiamo a vedere un po' di cose veramente avanzate, andiamo a vedere un po' di leak di Vinicola Iuta, e di lì andiamo a prendere alcune cose tipo il linear 2, che è un linear un po' strano, molto difficile, andiamo a vedere i flam nei linear, andiamo a proprio ad aumentare la nostra creatività all'interno dei linear. Partendo dall'inizio, dato che vi ho fatto vedere un pochettino tutti i livelli, comunque se noi partiamo dalla primissimissima lezione, vi spiego ovviamente tutto quello che c'è su Linear Drumming. La cosa importante è la sezione di downloads. Qui potete scaricare l'ebook completo, quindi il PDF che vi faccio vedere qua, con 80 pagine con tutto quanto trascritto. Quindi, come potete vedere, partiamo da tutte le cellule ritmiche dei linear e poi pian pianino vedete che è tutto trascritto, tutto quello che c'è nei video in cui vi spiego le cose, vedete livello 2 Mike Portnoy, tutto quanto trascritto, guardate quanta roba c'è ragazzi, andando avanti, livello 3 l'ho già passato, livello 4 Kate Carlock, andiamo a mettere la dinamica, tipo il paradiddle diddle, andiamo a far diventare questo paradiddle diddle un linear 8, come vi dicevo, eccetera eccetera, fino ad andare sempre a linear più avanzati, quindi qua siamo su Vinicola Iuta, qui c'è il linear 2, ovviamente tutto sempre spiegato, tutto il più chiaro possibile, come vedete anche qua erano tutti linear 3, quindi vi ho messo tutte quante le divisioni per farvi capire al meglio, abbiamo un po' di leak di Cola Iuta con i flam e un po' di cose molto 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 interessanti. Quindi qua, andando avanti, come potete vedere, vi vado a prendere qualche video, vediamo ad esempio questo qua, le prime applicazioni musicali dei linear, ovviamente vado a suonarle tutto in multicam, quindi con tante camere, come potete vedere, questa è la camera dall'alto. Col counter, per riuscire a capire bene qual è il tempo, dove siamo all'interno del tempo con i linear, come potete vedere anche in questo caso, vi dicevo delle camere, abbiamo anche la camera dei piedi, in tutto 4 camere, per farvi capire bene come si suonano, qual è la tecnica giusta, eccetera, 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 eccetera. All'interno di questo corso, inoltre, ci sono anche delle basi scaricabili che le trovate nella sezione downloads di ogni video, perché qua ho deciso di farvi poi cementificare e solidificare, lo dico spesso all'interno del corso, cioè farvi appunto solidificare tutto quello che avete studiato prima. Quindi studiamo un certo tipo di cose ispirandoci ai batteristi, ma poi andiamo a suonarle sopra una base. Quindi, ad esempio, in questo caso è una base rock, sentiamola. Fill linear adesso. Ve lo faccio sentire un po'. Possiamo mettere ovviamente grande. Possiamo cambiare la qualità. Come potete vedere, quindi è una figata questa cosa, perché avete tutta la batteria, la potete vedere da ogni angolo che volete, piedi da sopra, di lato, da destra, da sinistra, eccetera, e poi in più avete la possibilità, come vi ho fatto vedere qua, di cambiare la qualità. Questo perché molto spesso alcuni mi dicono però da me internet prende fino a un certo punto, quindi non vi preoccupate, perché basta abbassare un pochettino la qualità, così vi basterà pochissimo di connessione per poter vedere i video lo stesso e imparare alla grande. Quindi qua avete tutta la sezione dei downloads e andando avanti possiamo vedere alcune cose, ad esempio quelle di Mike Portnoy, in cui un'idea molto particolare, guardiamo il shift con i linear. Quindi ve lo faccio vedere ovviamente in modo molto lento prima.
Questa sembra impossibile, ma è Honor dei Fader che ha tutti i linear. Pian pianino sempre più veloce, vediamo un po' più veloce ancora. Vedete, questa è Honor dei Fader, poi vado a spiegarvela bene e più che altro vi faccio capire anche come fare dei passaggi in stile Honor dei Fader, in stile Mike Portnoy e in stile Dream Theater, quindi sempre utilizzando i linear. Questo secondo livello, diciamo, è appunto su Mike Portnoy, vi faccio vedere Honor dei Fader, vi faccio vedere il doppio colpo di cassa, bene la tecnica per il doppio colpo di cassa che in alcuni linear ci serve e dobbiamo portare la velocità, e poi cominciamo a vedere i linear pari, quindi linear 6 e linear 4, andiamo a vedere paradigm shift in cui incominciamo ad utilizzare anche il linear 8 e vediamo i passaggi sia in sedicesimi sia in trentaduesimi, come potete vedere qua appunto su una sedicesimi in trentaduesimi, e poi anche qua abbiamo una nuova base scaricabile che ci fa suonare sia in sedicesimi sia in trentaduesimi. Vado a cercarvela, dove sarà? Qui. No? Sedicesimi anche nel... per... Sentite che figata questi feel, sono veramente fighissimi. Andando avanti, Mario Duplantier in queste lezioni qua analizziamo The Art of Dying, che è una canzone un pochettino particolare perché sembra un po' tutta fuori tempo, in realtà è perfettamente a tempo, quindi l'analizziamo e vi faccio capire cosa ha pensato Mario Duplantier mentre suonava questa cosa qua, e andiamo a vedere i linear dispari, quindi quelli un pochettino più strani che ci fanno perdere ogni tanto il tempo, quindi schemi per il 3 e il 5, che sono due tipologie di linear. Andiamo ad analizzare un assolo di Mario Duplantier e vi spiego anche qua come l'ha pensato. Beh, l'ha pensato in una maniera molto figa, molto particolare, e poi andiamo a vedere nuove strade con linear pari e dispari insieme, quindi con linear 4 e linear 5. Nella sezione di Kate Carlo, che invece andiamo a vedere per prima cosa un linear che a me piace un sacco di Kate Carlo, che è questo qua, che è anche qua. Ve lo faccio vedere prima lento, poi pian pianino sempre più veloce. E poi ovviamente andiamo a mettere questo fill a tempo. Dopo aver fatto questo andiamo pian pianino sempre più avanti fino a inserire i paradiddle all'interno di linear 5 e linear 6. Vediamo ad esempio questo. Sempre col counter, perché è importante. Direste che questo è un paradiddle? Sembra impossibile, sì. Quindi, come potete vedere, inserire rudimenti all'interno dei linear è veramente una cosa fighissima e fa esplodere le possibilità che abbiamo con i nostri passaggi. Andando avanti, come vi ho detto, livello 5, Benny Grab, incominciamo a vedere il mondo ternario, vediamo un po' di lick molto molto carini di Benny Grab, vediamo se ve ne trovo uno al volo. Allora, qua... eccolo qua. Mamma mia, che figata sto feel. Ovviamente usando sempre i rudimenti e le dinamiche. Poi, andando avanti, andiamo a vedere i linear shuffle. Ve li faccio vedere qui, sul loop che c'è nella lezione 5.5. Ecco. Vediamo se anche questa la becco. No, questa è un'altra tipologia di film. Sentiamo quelli. Eccoli qua. Sentite che figata questo linear, che non sembra neanche un linear. Sentite qua.
ovviamente nuova concezione di linear completamente diversa dal solito, ma che è molto 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 interessante. Andando avanti, ultimo livello con l'aiuto, cioè, ragazzi, qui ad esempio vi faccio vedere i flam. Adesso, vediamo, dopo aver capito bene come fare ovviamente i flam, tutto spiegato. Accentrare tutti e due i colpi del flam. Ecco, qua vi spiegavo come fare i flam. E vediamo se becco un pezzo. Ecco, questa è la lezione in cui vi facevo vedere il feel che vi ho fatto vedere nel video che è uscito pochi giorni fa su YouTube. E l'ultimo colpo posso fare il flam come e quindi facevo si adesso. Possono fare veramente fare delle cose fighissime. Andando a mettere... Ah, sentite questo! Sembra una cosa completamente fuori tempo, ma il counter è giusto. Vedete che finisco sempre sull'uno, quindi vi faccio vedere un bel po' di cose così e poi... Ovviamente questo è l'ultimo livello, quindi finisce qua. La cosa molto molto importante, ragazzi, è che sotto ogni video, prendiamone uno a caso, anche questo qua dei flam ad esempio, sotto ogni video avete la possibilità di segnare completato, così almeno sapete a che punto siete del corso, e poi qui sotto potete scrivermi qualsiasi commento, quindi mi scrivete non ho capito come funzionano i flam. Inviate un commento, ovviamente scrivendo qualsiasi cosa, quello che non avete capito, e io così ho possibilità di rispondervi, così almeno capite quello che non era chiaro e potete andare avanti tranquillamente con il corso. Quindi, questo è Linear Box, io sono veramente contento di aver creato questo corso in questo modo, perché è un corso diverso dal solito, è un corso pratico che vi fa suonare subito per prima cosa, ma può anche far esplodere la vostra creatività sul set e non ha bisogno di una tecnica pazzesca, perché i linear suonati anche lentamente sono belli da suonare e soprattutto possono essere suonati da moltissimi batteristi anche alle prime armi. Quindi io con questo vi ricordo che Linear Box è in sconto ancora per qualche giorno, andate qui sotto in descrizione, trovate tutto, trovate i link eccetera eccetera, se avete qualsiasi tipo di dubbio scrivetemi un commento qui sotto così vi elimino qualsiasi dubbio voi abbiate e basta. Con questo fatemi sapere anche cosa ne pensate di questo corso adesso che l'avete visto un pochettino dall'interno, basta. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!